Ciao amici, finalmente sono pronta perché oggi partiamo per Modena. Ho portato un sacco di cose perché devo essere super pronta. Questo ovviamente non è l'outfit per l'evento, ma lo scopriremo dopo. Adesso devo andare a prendere Alessandro, vi voglio tanto bene. Mua! Alessandra è in ritardo con il treno e mentre che l'aspettiamo per andare a cantare e ballare, nell'attesa studio fisica, come potete vedere, e sto studiando pure scienze. Ecco qua. Ciao. Salve. Ciao. Ciao. No, dall'altra parte. Qui c'è lo zaino. È arrivata. Ma si sta girando un video? Sì. Ciao a tutti. Allora Ale, hai imparato i balletti da fare sul palco? Certo che sì. Ovvio. Ovvio, vedremo sul palco, dopo proviamo, ok? Certo, prima vai, fatti 5. Allora ragazzi, Alessandra dopo scuola non ha mangiato, poverina, quindi ha comprato una schiacciata. Che carina, avevo famissimo. Un bacino. Bene ragazzi, io invece riscaldo la voce perché dopo devo cantare, quindi... Siamo arrivate, questo è il nostro outfit per l'evento. Tadan! E siamo super pronte, qui c'è tutta la nostra merenda. E adesso siamo pronte anche per fare il TikTok di Hermès per ripassare il balletto per dopo. Non mi resta che andare, voglio solo viaggiare. Questa notte ho dormito pochissimo. Siamo a posto e direi, ora vi faccio vedere una cosa, però dovete stare zitti, non lo dovete dire ai bambini che vengono oggi all'evento, perché faremo uno scherzo ai fan. Lei si metterà una parrucca e vedremo se riusciranno a riconoscerla. Ok, vai in bagno, mettitela. Vado a cambiare, vado a mettere la parrucca. Va bene. Allora, proviamo a mettere la parrucca. Penso che avrò bisogno di un pettine. Ragazzi, vado in bagno a fare la pipì perché non abbiamo avuto tempo. Devo scappare. La mia parrucca. Camera, ne hai preso la mia parrucca? Dov'è la mia parrucca? Dov'è? Charlotte! Dov'è la mia parrucca? Ma ti la donna, posso permettertela? È in bagno, no? Ti sei cambiata lì? Non c'è più in bagno, l'ho appoggiata un secondo. Non senti, c'è più! Allora, devono arrivare i bambini vincitori, quindi devi metterti la parrucca, trovala. Non c'è. Senti, vai per piacere. Muoviti, che adesso ma non andare. C'è! Dov'è la mia parrucca? Yeah! Apritemi! Charlotte! Aprite la porta! Devo uscire! Ragazzi, sono già arrivati i bambini. Alessandra non c'è, quindi devo andare da sola. Ragazzi, mi hanno regalato questa pigna tutta blu porta fortuna, però Alessandra non si è fatta ancora vedere.
Cioè, non si è fatta viva e soprattutto, cosa peggiore, ha lasciato il suo telefono laggiù. Non posso neanche chiamarla e chiedergli dove è, dove si trova. Intanto provo il balletto da sola e salirò sul palco da sola finché lei non arriva. Ragazzi, scrivetemi giù nei commenti se l'avete vista voi da qualche parte. Ragazzi, adesso proverò il balletto di Hermès e canterò anche Meno Male, quindi devo preparare il balletto anche di Meno Male. Andatela ad ascoltare su Spotify. Damn. Pronta, sono già sulla porta, le farfalle son qua nello stomaco. Non mi resta che andare, voglio solo viaggiare. Questa notte ho dormito pochissimo e non so che fare domani. Domani vorrei vedere posti lontani, lontani. Sentirci come se fossimo grandi, ma con un cuore pieno di... aspettando Alessandra in realtà come sorpresa. Allora Ale ha avuto un incontro a tempo col traffico, quindi non è venuta, sono venuto io al suo posto. Ma in che senso? In che senso? Ma l'ha vista prima Alessandra? No, non c'è. Ragazzi, secondo me sta mentendo? Sì? Ecco, infatti c'è Alessandra! Ragazzi, mi ha rinchiuso in bagno! No, non è vero. Come non è vero? Ma vabbè, prendila sullo scherzo, dai Ale, su. Io devo andare, ciao, è stato un piacere. Ale, ma come hai fatto a farti rinchiudo in bagno, scusami? Cioè, mi stavo andando in bagno e mi è rinchiuso. Cioè, io ragazzi non ci posso credere. Ok, allora, sapete Hermès? Sì. Sì? Ok, conoscete il balletto più o meno? Sì. Pieno di sogni. Cioè, allora ragazzi, Augusto è anche salito mentre facevo pan di burro a dare fastidio, rendiamocene conto. Sì, davvero, mi ha coperto tutto il tempo mentre stavo parlando, cioè. Io, va bene ragazzi, dopo lo andiamo a cercare, io vado a fare le foto con i bambini. Ragazzi, sono delusa, volevo farvi una sorpresa. Sono piena. Ragazzi, mentre Charlotte fa il meet and greet, io vado a cercare Augusto e anche la mia parrucca. Augusto, dove sei? Ora la vedi con me. Augusto. La mia valigia. La mia valigia. Mi ha preso la parrucca, la valigia, mi ha preso tutto. Sono rimasti solo i miei trucchi. Augusto, dove sei? Mi ha preso tutto. La valigia, la parrucca, tutti i miei vestiti. Tutto! Cameraman, dimmi dov'è Augusto. Dimmi dove si trova. Tanto io lo so che tu lo sai. Lo so! Lo so! Amici, l'evento è finito, stiamo tornando adesso a casa e è stato bellissimo, grazie di cuore per esserci stati. Vi mando un grossissimo bacio e soprattutto appena arriviamo a casa apriamo tutti i regali. Sì, ma io ho una cosa da dire, che Augusto è impazzito, tutti i miei vestiti ce li ha lui, la mia parrucca ce l'ha lui. Secondo me ha fatto tutto questo perché era geloso che tu sei venuto al posto di lui. Ma secondo me è proprio un po' innamorato perso di te. Secondo me, questo non lo so. Scrivete giù nei commenti cosa ne pensate. Vi mando un bacione e ci vediamo a casa che apriamo i regali. Ragazzi, siamo stanchissime. Siamo arrivati adesso e adesso prendiamo tutti i regali. Stanca. Sta anche per piovere. Allora, tu prendi la busta nera.
posto. La mia valigia la lasciamo lì per domani, perché domani si parte per Ravenna. La tua valigia disappeared, scomparsa, c'è, veramente. C'è. Domani chiamiamo assolutamente Augusto, gli diciamo di dire basta a tutti gli scherzi che sta facendo, che non va bene, e dobbiamo riprendere la valigia di Alessandra. Spero che ce l'abbia lui. Ma certo, perché conosciamo Augusto. Comunque, abbiamo aperto tutti i vostri regali prima di andare a letto. E guarda questi, sono belli. Ale ha trovato questi tre regali, guardate quanto sono carini. Bellissimo, sono dei lapis super carini. E vi mostro anche altri regali. Aspettate che non voglio... Guardate qua, c'è anche Alessandra qui. E qui c'è questa candela, bellissima, a forma di rosa. C'è anche questo braccialetto con la C. E un sacco di bei cartelloni, pacchetti regalo. Lettere che ora ci mettiamo a leggere. Stupendo. Grazie ragazzi, vi ringrazio di cuore di essere venuti a tutti gli eventi e ci vediamo nei prossimi. Noi andiamo a dormire, che come potete vedere siamo veramente molto stanche. Ciao amici, buonanotte a tutti.